Non poteva andare meglio, la terza edizione di Sete di Radio Tour è iniziata alla grande. Due bellissime serate, un mare di gente nella piazza centrale di Massafra. Hanno cantato, ballato, si sono divertiti, giovani, adulti, intere famiglie. L'obiettivo di Radio Norba e Drer è stato centrato. Un carico di freschezza ed allegria nelle piazze di Puglia e Basilicata per tutta l'estate. È stata la prima volta a Massafra e la risposta della città è stata eccezionale. Merito anche dei grandi ospiti che si sono alternati alla console dei DJ di Radio Norba. Sabato Povia e Annalisa, seconda classificata da Amici. Ieri invece ai microfoni di Veronica e Marco Guacci, un cantante giovane ma che ha già 15 anni di carriera alle spalle, più di 500 concerti e oltre 2 milioni di dischi venduti. Facile intuire l'attesa in piazza per questo artista straordinario. È dalle 2 che siamo qui, mamma mia! Dove arrivate? Castellaneta Marina. Anche lei? Sono il papà, Il cartello chi l'ha fatto? No, le mie figlie. Però lo tiene lei, lo tiene il papà. Eh sì, io mi tocca fare tutto questo per loro. Sei amore è entrata già alla grande? Sta entrando piano piano. È sempre, sai quel momento in cui c'è l'attesa, qualcuno la conosce, qualcuno la sta conoscendo, qualcuno la sente per la prima volta? Beh, è la cosa più bella per un cantante, cominciare a vedere che cantano, che sanno già le parole, è bello. Ci sarà un altro singolo sorprendente che è Love, che forse in italiano una cosa del genere non è ancora stata fatta. Siamo pronti ad ascoltarlo, anche perché insomma l'estate sarà lunga e sarà anche in compagnia di Radio Norba. Speriamo di incontrarvi tantissime volte, di incontrare il vostro palco, non vedo l'ora. Il lungo viaggio del track di Radio Norba e Drer continua. Sabato e domenica prossimi tappa in Basilicata, Matera, ospiti delle due serate Virginio, il vincitore dell'ultima edizione di Amici, e Siria. Divertimento assicurato. Passa tutto ma tu non passerai, perché sei amore.